Bentornati sul canale di Devi. Oggi ragazzi intendo proporvi un video per analizzare insieme a voi quella che sarà la sesta stagione delle Ranked Battle. Infatti la stagione riprenderà domani e finirà il 24 marzo. Ricordate queste date. Per quanto riguarda le navi che si possono utilizzare, saranno solo le navi di livello 7 in tutte le leghe. Come bene ricordate, le Ranked Battle sono divise in leghe, ovvero una prima parte, prima si giocava con le navi di livello 6 e poi la seconda parte, a un certo livello, era necessario utilizzare una nave di livello 8. Poi dipendeva ovviamente dalle Ranked Battle. In questa stagione sarà possibile utilizzare solamente le navi di livello 7, quindi andiamo ad analizzare velocemente quello che offre il gioco e quali potrebbero essere le scelte migliori da utilizzare. Allora, io ho individuato subito delle navi che secondo me saranno considerate forse poco nel gioco. Comunque sia, partiamo con le corazzate. La scelta ricade su tre nazioni perché tre nazioni hanno le corazzate. Escludiamo subito la Colorado. La Colorado è troppo lenta. Ho avuto modo di provarla, se ricordo bene, nella prima stagione o nella seconda, e vi assicuro che non è assolutamente all'altezza delle Ranked Battle. La scelta ricade allora su due navi. O ci fidiamo della Nagato che sicuramente dà qualcosa in più di velocità, dà molti più HP, 65.000, ha i cannoni da 410 con un tempo di ricarica, attenzione però, di 32 secondi, una manovrabilità tutto sommato buona per una nave così grande. Parliamo di 13.7 di rotazione timone, 770 per un giro completo. L'artiglieria da non sottovalutare perché spesso e volentieri vi troverete a fronteggiare i nemici a due passi, quindi analizziamo anche i cannoni secondari che sono rappresentati da cannoni da 127 e da 140. Ne ha davvero molti per un totale di 87. Ovviamente l'artiglieria potrà essere migliorata se verranno aggiunti gli upgrade per quanto riguarda appunto l'artiglieria stessa. Io in questo caso o l'antiaerea. Per quanto riguarda le tedesche, la scelta ricade su due navi, la Gneisenau o la sorella Premium Scharnhorst. Allora, io direi che la tedesca Premium vince. Per quale motivo? È vero che la Gneisenau ha i cannoni da 380, ricarica in 26 secondi, e ha anche i siluri con 6 km e 64 nodi, una velocità davvero molto buona, 32, un'artiglieria da 83 composta da cannoni da 105 e 150. Abbiamo una manovrabilità leggermente più alta rispetto alla Nagato. Adesso andiamo rapidamente alla sorella Scharnhorst, la Premium. Abbiamo i cannoni da 283, questo è vero. Però il tempo di ricarica sarà di 20 secondi. Manteniamo una gittata perfetta, 19.9, quindi possiamo attaccare anche la Nagato. Una velocità 31.5. Manovrabilità, abbiamo un tempo di rotazione di 11.6 e un tempo di 800 metri per fare un circolo completo. Io questa nave sinceramente la consiglio. È vero che abbiamo un calibro molto ridotto, però se noi andiamo a vedere la Nagato, dovrei averla nel porto. Guardate un pochino la sorpresa, perché magari qualcuno dice la Nagato come fai a penetrarla? Se io mi baso sull'armatura che viene mostrata, la Nagato ha completamente tutto verde, quindi penetrarla non dovrebbe essere così impossibile. Vedete, io sto cercando di trovare qualcosa di rosso che sta ad indicare uno spessore più importante, ma assolutamente non ha nulla. Ecco qui, guardate, 25, 25. Solo i cannoni ovviamente hanno
un'armatura molto molto pesante. Rapidamente torniamo alla tedesca e vediamo quello che offre. È vero che abbiamo meno HP, parliamo di circa 10.000 punti di vita in meno, però abbiamo già qualcosina per quanto riguarda l'armatura. Poi ovviamente la penetrazione si può subire lo stesso, la cittadella si può subire lo stesso, anche perché la Nagato ha i cannoni da 410, non dimentichiamo questa cosa. In definitiva, io direi che la corazzata Sharnos se la può giocare se utilizzata bene. Adesso andiamo a vedere le altre navi. Passiamo rapidamente agli incrociatori. Allora, vediamo quello che hanno da offrire. Partirei nuovamente con gli americani. Gli americani hanno da offrire molti incrociatori. Escludiamo subito Pensacola, non ci pensiamo due volte. Tempo di ricarica dei cannoni 15 secondi, io non posso aspettare 15 secondi nelle ranked battle per sparare. Nave che non ha neanche i siluri, siluri che molte volte si dimostrano determinanti. Atlanta, ottima cadenza di fuoco, range di siluri 4.5, la cadenza di fuoco ci farà mangiare i cacciatorpediniere nemici. Contro saremo molto molto penetrabili da qualsiasi colpo, armatura inesistente da qualsiasi parte, parliamo di uno spessore di soli 13 mm, davvero molto molto poco. Per quanto riguarda l'Indianapolis, è una nave che si ricorda più che altro perché ha il radar, un pochino quello che si utilizza in Dragon Ball per cercare le sfere del drago. Le sfere del drago questa volta sono rappresentate dai cacciatorpedinieri. Questa nave, sinceramente, in tutte le ranked battle non l'ho mai vista arrivare fino in fondo perché si parcheggia, usa il radar e poi viene prontamente distrutta. Anche qui il tempo di ricarica è davvero molto alto, parliamo di 15 secondi. Attenzione, è vero che il calibro è di 203, però attenzione perché, per esempio, abbiamo la Miyoko che sicuramente può offrire molte più carte. Parliamo di un tempo di ricarica leggermente inferiore, però abbiamo i siluri che sono davvero devastanti. Una velocità di 35 e per quanto riguarda l'armatura, comunque ci offre leggermente in più. L'armatura ovviamente non è la scelta prioritaria che ci fa scegliere l'incrociatore, perché comunque sia è basso su quasi tutte le navi. Passiamo allora, giapponesi e americani, passiamo alle sovietiche. La Shores, sicuramente un'ottima nave, cannoni da 152 con un tempo di ricarica di 8 secondi. Avremo una vita di 27.9 e un'armatura, anche questa molto importante, come vedete e come avevo detto, sempre molto bassa. Magari offre qualcosina in più sulla cittadella, però alla fine, se una corazzata alla punta esplode lo stesso. Avremo i siluri e avremo solo 4 km di range. Il tempo di ricarica dei cannoni con un danno di 2002 e un danno AP di 3003 la fanno diventare un'ottima nave da utilizzare nelle ranked battle. Per quanto riguarda invece la tedesca, abbiamo la York. La York io non la consiglio per il motivo che abbiamo un tempo di ricarica di 12 secondi e poi il fatto che sempre vabbè, qui abbiamo un'armatura abbastanza buona, abbiamo un 80, però il concetto fondamentale è che nelle ranked battle non abbiamo proprio il tempo materiale di aspettare il tempo di ricarica, quindi diventa spesso e volentieri determinante per poter affondare i nemici, anche perché l'uno contro uno arriva spesso e volentieri. Voi immaginate l'esempio di prima, la Shores che sparava in 8 secondi, se ricordo bene, contro una York. È vero che ogni colpo bisogna saperlo piazzare, però sparare più velocemente anche con un calibro inferiore, vista la vicinanza delle navi, può essere un'ottima soluzione. Una nave che secondo me sarà molto molto importante, ho questo presentimento, sarà la Belfast, nave premium britannica di livello 7, la sorella praticamente della Fiji. La Fiji l'abbiamo già vista in azione. Cosa ha da offrirci in più la Belfast? Sicuramente il fatto che viene spottata 0.2 in meno
rispetto alla Figi può essere, anzi, un 0,1 in meno. Voi magari ridete, però quante volte una nave viene spottata per 0,1, 0,2 e il nemico non riesce a spottarla. Appena spotti il nemico, tutti gli altri vanno a sparare. Sicuramente non è questa la scelta. Non scegliamo questa nave per questo motivo, questo unico motivo, bensì abbiamo la possibilità di utilizzare le HE che si riveleranno sicuramente fondamentali per distruggere e dare fuoco alle navi avversarie. Direi che se io avessi la Belfast l'andrei a scegliere sicuramente rispetto alla Figi. In definitiva è un'ottima nave, stiamo vedendo la Figi, perfetto, comunque alla fine sono identiche. Eccola qui, abbiamo una gittata di 15,4 e la cosa che può fare magari un pochino la differenza è che la Belfast non ha i siluri, mentre la Figi ha i siluri, quindi qui dobbiamo decidere, preferiamo i siluri o preferiamo le HE? Io sinceramente forse sceglierei la Belfast, non sono del tutto sicuro. Comunque sia, la Figi la ritengo anche un'ottima nave se non avete la Belfast da poter utilizzare. Ovviamente state attenti perché l'armatura è pressoché molto molto bassa, considerate un tempo di ricarica molto buono per il discorso precedente, 7,5 secondi. Andiamo a vedere adesso i cacciatorpediniere. Per quanto riguarda i cacciatorpediniere, sarò molto rapido. I giapponesi buoni siluri e anche buone torrette vengono spottati molto difficilmente dai nemici, però attenzione perché alcune navi, come vabbè, dai, le vediamo dopo. Andiamo con ordine. Allora, per quanto riguarda i giapponesi, Shiratsuyu e Akatsuki, sinceramente, non le ho provate queste navi, quindi non saprei se effettivamente rendono in acqua. Quello che vi posso dire è che nelle ranked battle la potenza di fuoco serve tantissimo, soprattutto con le torrette. Con i siluri sicuramente potete fare tante kill, però nell'uno contro uno voi sparate in 7,7 con un danno di 1.800 e le altre navi, per esempio le americane, sparano in 4 secondi. Abbiamo torrette da 127, i siluri sono davvero molto buoni, 9,2. E saremo spottati a 7,7, attenzione, senza comandante. Questi numeri sono molto importanti, il fatto di essere spottati prima o dopo rispetto al nemico, perché come ho detto precedentemente, quando tu vieni spottato per primo, tutto il team nemico, composto da 7 giocatori, si focalizza su di te e ricevere 7, il fuoco di 7 navi sulla tua nave ti lascia davvero poche possibilità, quindi giocarsela sui 0,1, sui 0,2 diventa alle volte fondamentale. Secondo me, una nave che potrà fare una buona prestazione sarà il cacciatorpediniere sovietico. Tempo di ricarica leggermente aumentato, saliamo a 5 secondi. Calibro da 130, però danno con HE di 1006. Velocità torrette molto più basso rispetto all'americana. E qui saremo spottati a 7,6 senza comandante, senza nulla, quindi va addirittura a guadagnare qualcosina rispetto all'americana. Per quanto riguarda la Kiev io tempo fa dissi che era molto buona, come vedete io lo ripeto, l'ho utilizzata per vincere una stagione, si noterà anche dall'esperienza che ho fatto, però ormai ci sono davvero troppi concorrenti per poterla utilizzare, uno fra tutti e la Leningrad che abbiamo visto poco fa. Noi siamo spottati a 8,7 senza comandante, già 8,7 è tantissimo. I cannoni sono davvero buoni, alla fine abbiamo due torrette frontali, però anche la vita ne risente particolarmente. In definitiva, hanno messo la premium per farla comprare. I tedeschi, quelli che sinceramente temo di più, hanno, se ricordo bene, non vorrei essere in errore, hanno l'idro
avranno la possibilità di spottare i nostri cacciatorpediniere se staranno fermi dentro il fumo che si sono creati. Tempo di ricarica 4 secondi, paragonabile all'americana, e avremo una vita fondamentalmente abbastanza buona e saremo spottati a 7.7. Ricorda un pochino l'americana, se non fosse che ha qualcosina in meno per quanto riguarda i siluri. Un cacciatorpediniere intelligente americano non sta fermo. Se il tedesco si ferma dentro la protezione che si è creato attraverso il fumo, lancia i siluri e scappa. Non bisogna mai stare vicino perché se attiva la idro siete finiti. Ultima nave, spero di averle viste tutte, riguarda la famosa Bliskavica. Ragazzi, la Bliskavica è sempre presente, è sempre buona. Ha un tempo di ricarica però molto elevato, 6.5 secondi, un danno di 1.700, saremo spottati a 7.7. Avremo 15.500 punti vita, i siluri avranno 8 km di range e avremo una velocità di 39 nodi. Diciamo che è una buona nave, però il tempo di ricarica dei cannoni mi fa pensare parecchio. In definitiva, ragazzi, le navi che io penso di utilizzare saranno fondamentalmente poche, anche perché ho solo quelle, anche volendo. Andrò ad utilizzare la Sharnost, la Fiji, la Mahan, che dir si voglia, e poi eventualmente potrei utilizzare la Nagato. Vi ricordo che i vincitori di 3 Jolly Roger andranno a ricevere la Flint, incrociatore di livello 7 paragonabile all'Atlanta americana, e i vincitori di 5 Jolly Roger andranno a ricevere la Black, cacciatorpediniere paragonabile alla Fletcher. Spero, ragazzi, che il video sia stato utile per aiutarvi nelle scelte e vi posso solo augurare buona fortuna per questa stagione che sta per incominciare, la sesta stagione delle Ranked Battle. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!